Oggi vediamo come eseguire correttamente il cambio di corsia. Sigla e iniziamo. Il cambio di corsia è una manovra che si esegue molto spesso, come ad esempio quando in avvicinamento ad un incrocio ci si deve predisporre nella corsia corretta che ci permetta di seguire la direzione che abbiamo scelto, oppure quando in una strada con due o più corsie per senso di marcia dobbiamo eseguire la manovra di sorpasso, spostandoci quindi nell'apposita corsia, oppure ancora quando, sempre in una strada con due o più corsie per il nostro senso di marcia, ci dobbiamo spostare per andare ad occupare quella libera più a destra che consente di proseguire andando dritti. O ancora quando ci dobbiamo immettere in autostrada, spostandoci dalla corsia di accelerazione a quella di marcia, o quando, al contrario, dall'autostrada dobbiamo uscire, spostandoci dalla corsia di marcia a quella di decelerazione. Insomma, di cambi di corsia se ne eseguono molti ed è importante quindi effettuarli correttamente per non rischiare di costituire pericolo o intralcio alla circolazione e anche per essere ovviamente promossi all'esame di guida. Vediamo adesso come eseguirlo in teoria, ma poi saliamo in macchina insieme e andiamo ad eseguirlo nella realtà con le riprese fatte dal veicolo. La prima cosa che si deve fare prima di cambiare corsia, ma più in generale prima di eseguire una qualunque manovra, è quella di assicurarsi di poterla fare. E per poterci spostare di corsia dovremo prima di tutto verificare che la linea a fianco a noi sia tratteggiata. È lei che permette di eseguire quella manovra. Al contrario, la linea continua, singola o doppia serve proprio a vietare il cambio di corsia. Se c'è lei, mettiamoci il cuore in pace e rimaniamo dove siamo. Dopo aver verificato di poter eseguire la manovra, controllando la segnaletica orizzontale, controlliamo bene gli specchietti retrovisori, quello centrale, interno, ma soprattutto quello laterale, destro o sinistro, in base alla direzione verso cui ci dobbiamo spostare. Qui bisogna fare molta attenzione a due cose. La prima è che guardando gli specchietti potremmo non avere l'esatta percezione della distanza dei veicoli che si trovano dietro di noi e neanche la loro velocità, la velocità con cui sopraggiungono. Potrebbero infatti sembrarci più lontano di quanto in realtà sono. Questo significa che dallo specchietto un veicolo che ci sembra piuttosto lontano potrebbe nella realtà essere molto più vicino. E qui, per imparare a capirlo, serve esperienza. Guidare, guidare e ancora guidare e tutto un po' alla volta diventerà più chiaro e semplice. La seconda cosa a cui stare attenti è che gli specchietti hanno un importante angolo cieco. Ci fanno vedere molte cose, sono di grande aiuto nella guida e vanno utilizzati costantemente, ma ci sono dei punti appena a fianco, dietro al veicolo, che con gli specchietti retrovisori non si riescono a vedere e che dovremo quindi coprire noi con uno sguardo diretto. Quindi prima di cambiare corsia dovremo girare un po' la testa di lato per assicurarci che a fianco a noi, nel punto non visibile dallo specchietto, effettivamente non ci sia nessuno. Attenzione, non dobbiamo girare la testa di 180 gradi e girarci troppo, perché farlo sarebbe pericoloso e quasi sicuramente ci farebbe sbandare col veicolo. Ripeto, la testa va girata di poco per assicurarci con la coda dell'occhio che a fianco a noi o poco più indietro non ci sia nessuno. Una volta fatte tutte le verifiche con attenzione, dobbiamo avvisare gli altri del cambio di corsia che stiamo per fare, utilizzando ovviamente l'indicatore di direzione, ovvero la freccia. Solo dopo averla accesa potremo finalmente eseguire il cambio di corsia. Che attenzione, non va eseguito come se fosse un tuffo, non dobbiamo disegnare una S col veicolo, ma dobbiamo spostarci gradualmente, un po' alla volta, come se dovessimo disegnare una linea diagonale inclinata di poco. Lo spostamento deve essere morbido. Se siamo in autostrada, per cambiare corsia basterà girare il volante davvero di pochi millimetri e molto lentamente. Questo anche per non rischiare di perdere il controllo del veicolo. Una volta ultimata la manovra, ricordiamoci ovviamente di spegnere l'indicatore di direzione. Riassumiamo adesso punto per punto tutto quello che bisogna fare per eseguire un cambio di corsia facendo correttamente la manovra. Come prima cosa, verifichiamo che la linea a fianco a noi sia tratteggiata. Dopodiché controlliamo con gli specchietti che non stiano sopraggiungendo da dietro veicoli che già si trovano nella corsia in cui intendiamo spostarci.
Dopo aver guardato gli specchietti, controlliamo a fianco a noi con uno sguardo diretto per coprire l'angolo cieco degli specchietti e verificare che anche a fianco al nostro veicolo non ci sia effettivamente nessuno. Se tutto tranquillo, attiviamo l'indicatore di direzione e teniamolo acceso fino a conclusione della manovra, ricordandoci di spegnerlo subito dopo aver ultimato lo spostamento laterale del veicolo. Ma adesso saliamo in macchina e andiamo ad eseguire un paio di cambi di corsia come si deve. Il cambio di corsia è una manovra delicata che va eseguita con molta attenzione. Non facciamola quindi con fretta e verifichiamo con attenzione tutto quello che va controllato. Questo per non rischiare di fare un incidente o anche più semplicemente per non essere d'intralcio alla circolazione. Pochi e semplici controlli ci permetteranno di eseguire in piena sicurezza la manovra. Finisce qui anche questo video. Noi ci vediamo presto con il prossimo, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.